Questo è un dipinto che ho scelto per caratterizzare e presentare un librino che costituisce il catalogo della mostra di Sannazzaro per il settembre 2008 che mi ha offerto, e sono grato, la comunità di Sannazzaro, il comune di Sannazzaro, l'assessorato alla cultura, il presidente e la presidente della biblioteca, queste persone che considero amiche sicuramente, perché mi hanno dato un'opportunità di esporre, un'opportunità di mostrare agli amici sannazzaresi e anche ad altri che sono venuti da fuori e sono venuti a vedere la mostra, mi hanno dato la possibilità di esporre, di fare una mostra importante, una mostra ben seguita e che ha avuto un notevole successo, cosa che ringrazio naturalmente, per la quale ringrazio naturalmente tutti. Ecco, avevo scelto questo quadro proprio per caratterizzare questa pubblicazione, per fare gli inviti, eccetera, eccetera, proprio come simbolo della mostra, perché il titolo di questo quadro è La farfalla. La farfalla che non ci sono più farfalle, quindi meritava un commento, diciamo, significativo, incisivo, molto 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 pesante, diciamo pure, sulle farfalle che non ci sono più, come non ci sono più le lucciole, l'ho detto molte altre volte, non ci sono più le rondini, non ci sono più le rane, per questo ambiente è una specie di tragedia perché appartengono alla cultura locale in modo assolutamente stretto, un ambiente di risaia, quindi la rana è qualcosa di, è proprio un simbolo della risaia e di questo ambiente, di questa natura. Ecco, anche le rane stanno sparendo. Le farfalle poi se ne vedono addirittura, sono rare. Alle farfalle io ho dato anche motivazione per altri quadri, ho fatto altri dipinti anche di una certa dimensione sulle farfalle, sugli aironi, sulle lucciole. Ho lavorato e lavoro continuamente trovando nuove motivazioni, nuove realtà da raccontare sulla Lomellina, questo mio ambiente di pianura lombarda. Ebbene, la farfalla. Rispetto ad altri quadri che ho fatto sull'argomento, su questi argomenti appunto di natura, per raccontare questa natura, non è più l'ambiente attorno che accoglie il rosso, che accoglie questo colore che mi piace molto e che è molto significativo per me, ma è l'insetto stesso, queste due ali dunque, che simboleggiano l'insetto, a contenere in tutto questo colore. Perché? Perché le farfalle appartengono alla nostra psicologia di fanciulli, ai nostri ricordi, ai nostri giochi infantili, quando non avevamo PlayStation, non avevamo altre diavolerie attuali, e si passava l'estate rincorrendo le farfalle, rincorrendo le lucciole, facendo volare le rondini, qualcuno andava a disturbare addirittura i nidiacei, ma prendeva delle strillate notevoli quando si permetteva di fare delle birichinate di questo genere, la ricordo anch'io, quindi non parlo di altri, parlo di me stesso. Ricordi di fanciulli. Ecco, quindi la farfalla ha questo colore rosso, questo colore di passione, questo colore di nitore, questo colore di immaginazione, questo colore che ti avvolge, ti accoglie e ti fa entrare in se stesso, questa pulizia, ecco, questa pulizia, perché se le farfalle, le lucciole, le cicale, altri insetti, altre realtà che appartengono alla nostra cultura, alla nostra ricordi, alla nostra storia, non ci sono più, è un fatto di pulizia, c'è qualcosa di sporco in giro, c'è qualcosa di che va veramente ripensato, c'è qualcosa su cui merita di meditare, c'è qualcosa su cui dobbiamo pensare. Ecco, quindi questo quadro è una farfalla, questo inventare queste ali
non appartiene a nessuna farfalla che ricordiamo, ma è un qualcosa che avvolge la nostra fantasia, qualcosa che sta nella nostra, nei nostri ricordi, nella nostra psicologia. E poi c'è attorno questo paesaggio che canta, questo paesaggio con la luna, questo paesaggio con gli alberi, questo paesaggio che porta in fondo lo sguardo, tanto da farci rientrare in questa realtà, in questa fanciullezza, in questa pulizia.